Questa è la ruota che Ezechiele disse di aver visto. Questi sono oggetti volanti non identificati, che gente di oggi asserisce di aver visto. Sono la prova dell'esistenza di una forma progredita di vita e cultura su altri corpi celesti, oppure che altro sono? L'aeronautica militare degli Stati Uniti si è assunto il compito di investigare su questa misteriosa materia per giungere alla verità. Ciò che state per vedere sono estratti d'archivio del progetto Blue Book, documenti di una ricerca ormai ventennale. Questa sì che è musica, ragazzo mio! Beh, ma che diavolo succede? Dannazione! Grazie, Peggy. Caffè? Bello da quassù, il Wyoming. Oh. Che discesa per sciare. Come mi piacerebbe. Comandante Mason, mi faccia aprire il portello e io mi butto col paracadute. Chiedi com'è il traffico dopo Stapleton. Sì. Signorina. Prego. Com'è che si balla in un modo così spaventoso? Una piccola turbolenza, niente di cui preoccuparsi. Hostess. Spegnere le sigarette, per favore, e allacciarsi le cinture. Non fumare, cinture acceso, comandante.
Centro Denver, qui Interamerica 5-4, passo. Qui Centro Denver, Interamerica 5-4, parlate. Brett, ore 12 in basso. Lo vedi? Ma cos'era? Interamerica 5-4, qui è Centro Denver, passo. Centro Denver, inquadrate altro traffico nel nostro spazio? Negativo 5-4, l'indicatore non mostra... Sì, ora qualcosa c'è, molto vicino a voi. Ma che diavolo è? Interamerica 5-4, il radar inquadra un bersaglio sconosciuto, distanza 3 miglia, niente altitudine. Stimata velocità al suolo 600, ratio di avvicinamento 1200. Tieniti! Oh! Sono io, questo è il sergente Pitts. Buongiorno. Lei è della commissione di sicurezza? Sì, comando l'inchiesta, mi chiamo Frank Walters. Ha fatto presto perché avessi il vento contrario. Un volo di tutto riposo. Questo aereo non può dire altrettanto. È accaduto alle 17.50. Questo aereo, volo 5-4, veniva da Salt Lake ed era diretto a Dallas. Velocità all'aria 3.25, altitudine 37.000. A 20 miglia a nord di Laramie, Wyoming, ha incontrato sulla sua rotta l'UFO. Ha ricavato qualcosa dal recorder? Più che dai piloti. Cioè, signor Walters? Come hanno dichiarato l'emergenza, sono stati dirottati qui a Stapleton. 15 passeggeri sono stati ricoverati in ospedale e altri 40 medicati. Il capitano e il copilota hanno stretto fra loro un patto. Sostengono entrambi una versione che la compagnia vuole mettere a tacere. Di che hanno paura? Temono una pubblicità negativa. Noi non possiamo costringerli a cambiare atteggiamento. E invece dovrete farlo. Il comandante Mason ha chiesto di parlare con voi del Blue Book, ma sarà un'impresa ardua. Dovrete prima vedervela col presidente dell'Interamerica. E perché? Perché è l'unico a sapere dove sono i piloti. Maggiore, come presidente di questa compagnia aerea, mi sarà consentito esporle una realtà di fatto. Certo, dica pure. Questa è una compagnia di trasporto aereo che vale molti milioni di dollari. I costi sono immensi, i profitti esigui e inadeguati. Per dirla francamente, è un danno irreparabile che due nostri piloti affermino di aver visto in aria roba da fantascienza. Aggiunga il particolare dei passeggeri feriti e... capirà perché temo la reazione degli azionisti. Due suoi piloti hanno visto roba da fantascienza. Mi limiterò a risponderle che l'Interamerica non ha nessun pilota che abbia visto niente del genere. Le basta, maggiore? Che cosa hanno visto? Non l'hanno detto, né io gliel'ho chiesto. Mi scusi, ma le sue informazioni sono un po' vaghe. Il comandante Mason ha chiesto di essere ascoltato dagli inquirenti militari e l'associazione dei piloti civili si è espressa a favore. Egli non intende dire ad altri perché compie la serie anomala di manovre, né vuole discutere su ciò che accadde durante il volo. Signor Landman, penso ci dirà dove si trova il comandante Mason, dal momento che ha chiesto di vederci. È alloggiato all'hotel Belvedere. Grazie per la collaborazione, signor Landman. Maggiore? Il comandante Mason è già stato avvertito che qualora si ostinasse a dichiarare di aver visto un oggetto cosmico sconosciuto, la compagnia lo riterrebbe affetto da aberrazioni mentali e quindi in stato di non idoneità ad assumersi la responsabilità della vita dei passeggeri.
Questo è quanto. Comandante Mason? Sono io. Maggiore Kathleen. Sergente Fitz, progetto Blue Book. Piacere. Comandante. Non speravo che ce l'avreste fatta a superare un certo ostacolo. Per fortuna ce l'abbiamo fatta. Nervoso il presidente? Lo sono diventato anch'io. Ho due figli ancora studenti. Una proprietà che sto pagando faticosamente a rate. Una moglie giovane. Tutte ottime ragioni per desiderare di non perdere il posto. Posso capirla, comandante. Ragioni importanti al punto di indurmi a mentire, forse. È così? Ho un problema, purtroppo. Non sono un bugiardo. Troviamo un posto un po' meno di passaggio. Io veramente avevo un'altra idea. Cioè? Vorrei che facessimo insieme una visita. Il dottor Seldar è atteso al reparto craniolesi. Il dottor Seldar al reparto craniolesi. Quella è Peggy Williams, la nostra assistente di volo. Brutta frattura cranica. Lui è il suo copilota? Sì, Brad Everett. Il dottor Forrest è pregato di recarsi in accettazione per un ricovero urgente. Il dottor Forrest in accettazione, per favore. Come sta? Il dottore dice che è ancora troppo presto per pronunciarsi, è in coma. Brad, il maggiore Gatlin, il sergente Fitz sono del progetto Blue Book. Hai ottenuto che venissero a dispetto di Landman? È ciò che volevamo, vero? Che gli hai raccontato? Niente, come era convenuto. Dopo l'incidente non ne abbiamo più parlato. Abbiamo avuto a malapena il tempo di dichiarare l'emergenza e di impedire che l'aereo precipitasse. Abbiamo di nuovo toccato l'argomento quando alla meno peggio siamo atterrati a Stapleton. Subito dopo l'atterraggio sono entrato nel reparto passeggeri. Siamo salvi, è tutto passato. Un servizio di pronto soccorso è a vostra disposizione. Chi ne ha bisogno può... Peggy! Peggy! Io l'ho visto, ma non so cos'era. Neanch'io, Peggy. Peggy. Mandate qui un medico. Dottore, presto. Come sta? Male, ho paura. Sto io con lei. Va bene. Senti, Brad, mi hanno chiamato subito a rapporto. Noi non ne abbiamo riparlato e non ne riparleremo finché l'autorità militare non ci avrà interrogati separatamente. D'accordo? D'accordo. Quello fu il mio ultimo incontro col comandante Mason fino a oggi, che lo vedo con voi. Lo abbiamo evitato di proposito, maggiore. Capisce il perché? Certo. Non vi siete preparati. Harry, si trovi una sala d'aspetto libera. Ha una copia del recorder? Sì, signore. Partiamo dalla frase, Brad, ore 12 in basso, lo vedi? Sì, signore. Everett. L'aviazione civile ci ha fornito la registrazione della scatola nera. Non fumare, cinture acceso, comandante. Centro Denver, qui Interamerica 5-4, passo. Brad, ore 12 in basso, lo vedi? Allora, cominciamo da qui, comandante. Brad. Ore 12 in basso, lo vedi? Da qui. Da questo punto in poi. Eravamo a livello 37.000 quando iniziò la turbolenza. Non era il solito effetto pavé cui siamo abituati. Quello era un beccheggio forte, mi capisce? Accesi il non fumare per i passeggeri e chiamai Denver per il controllo traffico a Stapleton. Il comandante vide qualcosa e me lo indicò. Red, ore 12 in basso. Lo vedi? Era fatto come un boomerang. L'oggetto passò di poco sopra l'aereo.
La turbolenza aumentò. Chiesi a Brad se aveva idea di cosa potesse essere. Aveva una strana forma, a boomerang. Sembra quasi che l'aereo dovesse spaccarsi in due. Centro Denver, inquadrate alto traffico nel nostro spazio. Interamerica 5-4, il radar inquadra un bersaglio sconosciuto, distanza 3 miglia, niente altitudine, stimata velocità al suolo 600, ratio di avvicinamento 1200. Poi perdemmo il contatto con Denver. Tieniti! La spia luminosa segnalava che il portello d'imbarco laterale funzionava male e rischiava di aprirsi. Maledetta cosa passò di nuovo più vicino all'aereo e lo squassò come un giocattolo. Passeggeri, maschera a ossigeno. Andiamo a 8.000, al più presto. E poi se ne andò a velocità incredibile. Feci dichiarare l'emergenza in volo e portai l'aereo a quota 8.000 per poter fare a meno delle maschere a ossigeno. Dopodiché atterrammo a Stapleton alla meno peggio. Il comandante mi fece dichiarare l'emergenza in volo e poi scendemmo a Stapleton. E l'UFO non si fece più vedere? No, grazie a Dio. Li abbiamo sentiti entrambi. Che ne pensa? A parte le inevitabili differenze di stile, i due racconti combaciano alla perfezione. I piloti descrivono la stessa esperienza. Se è una montatura, è ben preparata. Purtroppo non sono un granché come disegnatore, però la forma all'incirca è questa. Ha visto quello di Brad? No, non ancora. E in base alle sue conoscenze tecniche, direbbe che una cosa simile può volare? No, direi che non può. Eppure volava. Ho fatto quello che ho potuto. Dovrà accontentarsi, maggiore. Come disse quel famoso cinese, maggiore, vale più una pittura che 10.000 parole. Un premio insperato. Che cosa? 8 ore di sonno. Solo perché il laboratorio di Colotex era chiuso ieri sera. Una felice circostanza di cui ho approfittato. Sì, è sceso ora. Per lei, maggiore. Può prendere la comunicazione da quell'apparecchio, se preferisce. Sì, grazie. Gatling. Oh, ho vinto alla lotteria. Sono riuscita a pescarla. Chi credeva che fosse Brigitte Bardot? Ho sempre la speranza. Questo capita perché vive tra le nuvole. Che perfida. Perché ha chiamato? C'è un lavoretto da svolgere. Lo sto svolgendo. Mi dica, il nostro contratto con Colotex è ancora in vigore? Ora vedo. Sì. Senta, quando ha finito lì, visto che è nei dintorni, faccia un salto a Medicine Bow nel Wyoming. E che c'è da fare a Medicine Bow nel Wyoming?
Un politicante del luogo è stato lì lì per andare arrosto per colpa di un UFO e nei comizi dice che l'aviazione sta insabbiando il fatto. Come sempre, spendiamo tutte le nostre forze a questo fine. La gente non parla a Vanvera. Comunque si chiama Schaffner, Al Schaffner. Se vuole lo trova al municipio. D'accordo, andremo là al più presto. Al più presto è poco, ha già telefonato 3 volte, pensi? È ancora moderato. 3 volte nel giro di mezz'ora. Faccia buon viaggio. Cosa urgente in vista? Che ne dice se prendessimo 2 piccioni con una fava? È la mia specialità, maggiore. Il mio vecchio caporale diceva che i prestigiatori sono a casa loro in aviazione. Lei è un prestigiatore? Glielo dimostro ogni giorno. Cosa avete oltre questi disegni? La carta del tempo, i dati della scatola nera, il rapporto di navigazione radio e radar e le foto dell'interno dell'aereo. Il pezzo di metallo è nella documentazione? Un finestrino è andato in briciole e questo è un frammento. Ah. C'è una foto del finestrino in questione? Come seconda ipotesi, è possibile una rottura accidentale? Noi lo domandiamo a lei. Coi passeggeri hanno parlato. Tutti interrogati dalla commissione di sicurezza. Equipaggio? Assistenti di volo? Uno di loro è in coma. Il racconto degli altri è la copia di quello dei piloti. Molto bene. Al ritorno da Medicine Bow avrete qualche risultato. Almeno lo spero. La speranza è tutto nel nostro mestiere. Quanto manca a Medicine Bow, maggiore? 175 miglia. Sa cosa pensavo? Che malgrado l'uniforme che indossiamo, facciamo molta più strada sulla terra che in cielo. È il nostro uomo in caccia di voti. Sì, cari amici e concittadini, farò il giro dello Stato, così tutti vedranno. E andrò anche oltre. Non mi fermerò finché il governo degli Stati Uniti si sveglierà e si accorgerà che esistiamo. E i motivi di scontento non ci mancano. E questo è uno dei tanti. Dove sono quei signori quando gli UFO, quando i dischi volanti attaccano i cittadini inermi? Bravo. Dove sono quando si ha bisogno di loro? È proprio così. E questa che vedete ne è la prova. La prova! A Washington siamo ignorati, peggio ancora, disprezzati. Ma state tranquilli che eleggendo Albert Schaffner ci sarà qualcuno che saprà piegare il potere, staccare lo zio Sam dalla sua comoda poltrona. Per far sì che si accorga di noi. E non potranno più passare sotto silenzio cose di questo genere. Dovranno occuparsi anche di noi, della gente comune. Benvenuti, militari. Siete di queste parti? No, non siamo di qui. Siete di passaggio, allora? Progetto Blue Book. Lei ha sollecitato un'inchiesta. Ah! Un'inchiesta. Fanno una pura e semplice inchiesta quando qui la gente è presa alla gola minacciata da ignoti nemici. Sa quel che dice. Ecco la prova. Bruciata come una frittella. Vogliamo andare in qualche posto per parlarne? Per me va bene parlarne in piazza, davanti alla gente che sa che cosa mi è successo. Quel maledetto cosa ancora un po' e mi ammazzava. Basta vedere in che condizione è la macchina. Gliele canta chiare, È lì che salta agli occhi. Guardate com'è ridotta la vernice, fa pietà. Vorremmo parlare un po' con lei, signora Schaffner, ma non durante un comizio. Sicuro, anch'io ho voglia di vuotare il sacco. Vi terrò informati di tutto. L'intero paese lo saprà, come vero Iddio. Da dove cominciamo? Facciamo un salto nel luogo dell'avvistamento. Bene, vi ci porto. Cosa fa lei? Prelevo un campione per le analisi. E a che serve? Non mi quadra. Serve a provare quello che le è accaduto. Io ho detto la verità, non si azzardi a metterlo in dubbio. D'altronde ho anche un testimone che può confermarvi il fatto. Dove abita? Possiamo prenderlo su strada facendo, così non avrete più dubbi.
Salve, Danny. Salve, signor Shatner. Salta in macchina, ragazzo. Qui ci sono due militari per l'inchiesta sul disco volante. Sì, vengo. Ecco, questo è il punto esatto dove è successo quel bel pasticcio. Possiamo essere contenti di non essere andati a fuoco anche noi, Danny? Oh, sì. Ha visto che razza d'incendio? Cominciamo dall'inizio. Che fa? Prende altri campioni? Sì, signore. Tu vuoi fare due passi con me? Ma il maggiore qui vuol sentire la storia. Io parlo con lei, il sergente parla col ragazzo. Boh, per me è lo stesso. È il vostro sistema? E infatti, mi dica un po'. Da quanto conosci il signor Shatner? Da 3 giorni. L'ho conosciuto appunto quella notte. Davvero? Io studio al collegio di Freedom, a 20 miglia da qui. Quella sera tornavo a casa a piedi e lui mi diede un passaggio. E durante il viaggio in macchina avete visto quell'oggetto? Visto. Era talmente vicino che si poteva toccarlo. Dimmi com'era. Sicché io e il giovane Peterson si viaggiava tranquillamente. Gli avevo offerto un passaggio in macchina poco prima a Freedom. E a un tratto, nel momento in cui avevo sintonizzato la radio su una bella musichetta western, senza preavviso, il motore si spegne e la radio si azzittisce. Insomma, cilecca completa. E in quel momento accadde. Il fucile dal bagagliaio! Presto! Non spari! E che vuoi, che ci ammazzino? Lei non sa se sono cattivi! Quel fuoco non è certo un segno di amicizia! Scappa, ragazzo, se vuoi. Io non mi lascio uccidere da quel mostro. Thank you.
e se ne andò in un lampo. Rotolava come una ruota. Uno si aspetta che un disco volante voli di piatto. Ma questo no, rotolava. Di taglio, mi capisce? E dopo che se ne fu andato? Provai a rimettere in moto. E come niente fosse, il motore ricominciò a funzionare. Eppure lei ricorda che le ho detto che il disco volante l'aveva spento. Lasciai Danny dai suoi e tornai a casa mia. L'ha riferito alla polizia? No, mio caro. Io so stare al mondo e so a chi parlare. La mattina seguente ho chiamato all'aeroporto. Ma c'è voluto del bello e del buono per avervi qua. Sa quel fucile di cui parlavo? Glielo mostri, signor Scheffner. Eccolo qui. Possiamo averlo in prestito per qualche giorno? Per farne che? Per farlo esaminare. Glielo ridiamo, non abbia paura. Facciamo così, vi aspetto a casa mia fra un'oretta, Elm Street numero 34. Voglio fare una fotografia a questo fucile prima di darvelo. Un po' di prudenza non nuoce. Ha ragione. Guardate che roba. Serve soltanto a qualcuno che voglia spararsi sui piedi. Dica un po', vorrei avere una lettera ufficiale dal suo comando. Ci faremo vivi tra breve, in un modo o nell'altro. Io voglio quella lettera. Mettete tutto nero su bianco. Ti diamo uno strappo. Grazie. È un tipo strano, eh? Tu mi hai detto la verità, Danny? Sì, signore, certo. Hai già detto tutto al sergente Fitz, ma ti dispiacerebbe ripeterlo a me? Voi non mi credete. Noi ci limitiamo ad andare in cerca delle prove. Vogliamo essere sicuri, Danny. Sicuri che le testimonianze sono vere. Ciò che vi ho detto è la verità. Da capo a fondo. Mille grazie. Di niente, ci vediamo. Non ha mutato una virgola nel rifare il suo racconto. Come l'ha detto a me, l'ha ripetuto a lei. Ed è la copia di quella di Scheffner. Maggiore, dopo la tappa Elm Street, dove si va? Bisogna tornare a Denver. Inter America Airlines. Sì, mi sono basato su una mia teoria. Quale teoria, dottore? Una teoria appoggiata ai fatti. Seguitemi. Abbiamo un incredibile veicolo, descritto da testimoni credibili. Due piloti. Essi dicono di aver visto il prodotto di una tecnologia più avanzata della nostra. Sottolineo visto. Cerchiamo dunque di spiegare la visione. L'ascolto. Cominciamo dal velivolo e da ciò che nessuno mi pare contesti, la turbolenza. Primo fatto. Posizione dell'aereo, altitudine e velocità. Era diretto a est, sopra una corrente a getto, la cui forza era stata valutata in 170 nodi. Secondo fatto, la turbolenza accertata al limite superiore della corrente a getto. L'aereo si trova qui. Risultato, tipica rapida turbolenza di alta frequenza, con effetto di surf. Come lo inquadra l'avvistamento? Ho sentito Denver. Il centro radar ha rilevato la peculiarità di questa particolare corrente a getto. Cosa ha rilevato? Esempio, una serie di falsi echi radar inquadrati in posizioni diverse. Falsi, ma leggibili chiaramente sui loro schermi. Terzo, un pallone meteorologico d'alta quota. Ne sono stati lanciati alcuni nel Minnesota e nel Nuovo Messico. Non è escluso che uno di questi palloni, o più d'uno, siano finiti nella corrente a getto. È già accaduto altre volte? Che io sappia, è accaduto tre volte. E vengo alla mia teoria. Il pallone meteorologico funziona male e viene risucchiato nella corrente a getto. Quando ciò accade, il pallone si inclina così davanti al suo carico utile e dopo naviga nella corrente per un po'. A seconda dell'altitudine può benissimo aver assunto la forma di un boomerang. Più o meno così.
I piloti dicono di aver visto delle luci e affermano che l'oggetto è apparso ai due lati della cabina. Il carico di un pallone ha delle luci di posizione e queste sono poste in modo diverso da quelle degli aeroplani. Quanto al fatto che l'oggetto sia apparso a entrambi i lati dell'aereo, esso fa arguire che i piloti abbiano manovrato modificando la rotta, senza tuttavia rendersene conto nello sforzo di riconoscere lo strano oggetto. Rimane l'oblò che si è rotto. Ho esaminato in tutti i modi quel pezzo di intagliatura, ma senza approdare a nulla. Se qualcuno dicesse che una valigia è stata proiettata lì contro per colpa degli scossoni, a me sembrerebbe la giusta spiegazione. Si può fare una verifica, però non risulta che una valigia sia stata sbalzata all'interno della cabina. Può essere poi finita fuori. Possibile. Comunque sottoporremo la teoria del pallone ai piloti. È una teoria abbastanza convincente e posso prevedere che piacerà soprattutto al signor Landman. Il presidente di Interamerica? Si è rivolto a noi per avere l'assistenza dei nostri esperti. Che cosa gli ha detto, dottore? Come ovvio, gli ho detto che questo laboratorio ha un contratto in esclusiva con l'aeronautica militare e che non ci è permesso inoltrare nessuna informazione su questa materia se non previa autorizzazione vostra. Che informazioni ha chiesto Landman? Aveva parlato col suo ufficio meteo, ma sperava che gli fornissimo noi notizie su fenomeni che potessero fugare lo spettro dell'UFO. Si è detto pronto a convocare una conferenza stampa per mettere tutto in chiaro, ma io ho risposto che non avevo notizie autorizzate da dargli. Ha avuto l'impressione che se Landman avesse avuto le notizie che sperava, avrebbe mantenuto nell'impiego i due piloti? No, anzi è stato esplicito sul fatto che l'interesse della sua compagnia veniva prima di tutto e a discapito di chiunque. Mi è parso molto spaventato. Già, spaventato come un toro fra le pecore. So che il soggetto che vi mostro vi è familiare. Sì, sono le miniere di ferro nel nord del Minnesota. E quello è un pallone d'alta quota in fase di lancio. Non vorrà farci dire che abbiamo visto quello. No, non quello. O almeno non in quella posizione. Se il pallone funziona male e si fa catturare dalla corrente a getto, può assumere la forma di un boomerang. C'è da notare anche la particolare disposizione delle sue luci. Proviamo a immaginare il pallone in posizione orizzontale, che precede cioè il suo carico. Perdiamo tempo. Vero, comandante? Maggiore, un pallone d'alta quota è lungo circa 500 piedi, carico compreso, mentre l'oggetto che abbiamo visto non era più lungo di 150 piedi a dire molto. Ma la possibilità esiste? In astratto, sergente, tutto è possibile, ma io so che ciò che abbiamo visto non era un pallone. Maggiore, come ha fatto quella cosa a venirci incontro non una ma due volte? E noi facevamo 600 nodi. Sono Everett. Oh, che gioia mi dà. Benissimo, la ringrazio. Peggy è uscita dal coma e si riprende. Meno male. E così il colloquio si chiude in bellezza. Senta, maggiore, io volevo pregarla. Sappiamo che lei è sempre in giro nell'ambiente. Può capitare di sentire che cercano un paio di piloti, non si sa mai. Comandante, una partita si perde e una si vince. Non se si è in fondo alla classifica. Ha messaggi per me? Sì, un messaggio telefonico. Ah, e questo è stato consegnato a mano da un autista. Grazie. Landman ci aspetta nel suo ufficio alle 3. E poco dopo ci aspettano nel verde Wyoming. Vede, maggiore, una buona teoria non sempre trova riscontro nella realtà obiettiva. E non sempre la realtà obiettiva distrugge una buona teoria. L'avete già sottoposta al comandante Mason e al suo copilota? Sì, già fatto. E che risposta hanno dato?
O anche questa è un'esclusiva dell'aeronautica militare come il centro di ricerca Colotex? No, il comandante Mason e il copilota Everett non pensano che sia l'oggetto che hanno visto. La teoria del pallone per me va benissimo, piaccia o no ai piloti. Sta bene anche a voi militari? Noi comprendiamo la sua posizione e ci aspettiamo che lei capisca la nostra. Va bene. Per voi che cosa è successo veramente? Non sappiamo. Forse non lo sapremo mai. Spiegatemi perché quei due piloti rifiutano una soluzione che va tanto bene. Perché c'erano loro due lassù e noi non c'eravamo. E non si può dire a nessuno che non ha visto una cosa, se l'ha vista. Ma io non sostengo che non hanno visto niente. No, lei sostiene che hanno visto un pallone meteorologico. Abbiamo provato anche noi a convincerli. La diffondete voi alla stampa la notizia del pallone o provvedo io? Se saremo interrogati dai giornalisti, risponderemo. Ma io vorrei che quando lo farà lei non dimenticasse il problema di quei due uomini. Fra tutte e due hanno collezionato più di 30.000 ore di servizio, un servizio difficile e meritorio. E se anche avessero incontrato solo un pallone, c'è voluta molta bravura ad evitarlo. In caso contrario, quei suoi 57 passeggeri figurerebbero fra i morti nei suoi registri. Chi vi ha detto che ho intenzione di licenziarli? The Wright Patterson, si sa niente? Il signor Schaffner dovrà rinunciare a qualche campagna elettorale. Informerò per iscritto il congresso degli Stati Uniti di questo abuso. Me ne infischio dei loro laboratori. Io non sono un bugiardo. Guardate qui. Non basta la canna di questo fucile. Pensate che si sia storta per capriccio? No, signori, non è così. È stato il disco volante e non me ne importa se voi lo negate. Io andrò fino in fondo. Peterson, suo figlio, è la peggior manica di bugiardo che esista. Adesso me ne vado, ma voi sentirete parlare di me. Temevo che volesse dar fuoco alla casa. Mi spieghi di nuovo tutto quanto? Le bruciature sulla macchina, secondo i nostri esperti, sono state prodotte in modo molto banale. Sono state trovate tracce di normale benzina, mentre lui sosteneva che le aveva procurate un ordigno spaziale. Quanto al fucile, da un semplice esame si è stabilito che la canna è stata piegata mediante uno strumento da fabbro, non accidentalmente ma apposta, e che non era più stata sottoposta al calore della fabbricazione. E tu come ci sei invischiato? Ecco, ti racconto com'è andata. Dal principio alla fine? Sull'inizio vero e proprio ci torno dopo, eh? Va bene. Dunque, io tornavo a piedi da Freedom. Schaffner mi offrì un passaggio. Cominciammo a parlare degli UFO e lui mi disse che aveva visto quella macchina fatta a ruota che provocava incendi. Disse che l'aveva sparato contro e che il suo fucile si era piegato. Non vedo ancora cosa c'entri tu, Danny. Beh, ecco, mi ha chiesto di dargli una mano, dicendo a tutti che l'avevo visto anch'io. Sapevo di sbagliare accettando, però avevo un perché. E quale? Non avrebbero creduto neanche a me. Se ripetevi la storia di Schaffner? No, se raccontavo la mia. Io ho visto un UFO. Ma vero. Ho visto un UFO coi miei occhi. Ma tu hai mentito a proposito di Schaffner. Eppure questa sarà una bugia. Non lo è, te lo giuro. Mi devi credere. Dici cosa hai visto. Ho visto in cielo un'enorme macchina. Poteva essere lunga 200 piedi. Che forma aveva? La forma di un boomerang.